Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Heisenberg. Siamo tornati in un episodio della carriera allenatore su FIFA 15 con il nostro Gillingham. Ci siamo lasciati con un super inizio di campionato nello scorso episodio. Oggi andremo a proseguire sperando su quella strada. Per cui andiamo avanti. Volevo dire che come gioco tra quei tre che vi proposi ordinerò presto Tomb Raider. Oggi è domenica quando lo sto registrando, sono l'una di notte, quindi in realtà è lunedì. Però vabbè. Comunque ordinerò Tomb Raider e appena mi arriva comincerò subito a farci dei gameplay e a portarvelo sul canale. Adesso torniamo alla nostra carriera, andiamoci a giocare la partita col Charlton Athletic. Eccoci qua ragazzi, è cominciata, siamo arrivati allo stadio Charlton Athletic Gillingham. Vatt, è entrato in area di rigore, Vatt, lì si oppone, gran parata del numero 1. AGT si è inserito, Egan, servito, si divora il gol in verticale, lì la devia, poi il rimpallo. Ed è 1-0 Charlton. È pronto Duck dai 27 metri. Occhio a Duck che va verso la porta. Che ha preso Henderson. Era un po' centrale, ma bella la punizione di Duck. E finisce qui. Purtroppo abbiamo perso per 1-0. Abbiamo creato davvero tanto. Purtroppo il Charlton ha avuto una sola occasione ed è riuscito a capitalizzarla. Non ci posso fare niente, purtroppo. Siamo stati molto sfortunati in questa partita. Dobbiamo andare avanti. 3 settimane di infortunio per Matthews che si è distorto il ginocchio, quindi dobbiamo andare a sostituirlo. Avanziamo un altro po' e buttiamoci direttamente con la testa alla partita contro il Brighton e Hove Albion, che giocheremo nel prossimo tra pochissimi secondi. Eccoci qua ragazzi, giochiamo col Brighton e Hove in casa. Lasciate entrato in area di rigore, lasciate la calcia in diagonale sul fondo, prima occasione. Billing si è mosso in profondità, De Girolamo. Billing lo serve, la palla è buona, De Girolamo se la va a riprendere e porta in vantaggio il Gillingham d'attaccante puro, Diego De Girolamo. 1-0 al 69esimo. Che rapace d'aria! Billing la mette, il difensore chiude, De Girolamo con grande caparbietà recupera la palla e poi di prima batte sul secondo palo incrociando di sinistro. Gran gol di Diego De Girolamo. Kull in qualche modo, e alla fine occhio ancora a Kull, si è mosso De Girolamo, Kull lo serve, il pallone è buono, occhio a De Girolamo che può andare ancora, a tu per tu col portiere, De Girolamo, 2-0, Diego De Girolamo, fulminante in contropiede, grande azione, bellissima la palla di Kull, e De Girolamo a tu per tu col portiere, dopo una grande accelerazione di 40 metri, anche pure 50, anche pure, che italiano, mamma mia. Alla fine, uno contro uno col portiere, non sbaglio. È finita la partita, ragazzi. Finisce anche la seconda frazione di gioco. 2-0 per noi, con la doppietta di un decisivo Diego De Girolamo, entrato a partita in corso, ma che con due tiri nello specchio della porta, tutte e due sue probabilmente, ci fa portare a casa i 3 punti. È stata una partita molto equilibrata, forse anche brutta, tra virgolette, non ci sono state grandissime occasioni. Comunque, adesso dobbiamo mettere la testa alla Capital One Cup contro il Crystal Palace, per cui andiamoci a giocare anche questa, che dovrebbe essere la terza e probabilmente ultima partita di oggi. Eccoci qua ragazzi, sotto la pioggia affrontiamo il terzo turno di Capital One Cup contro il Crystal Palace, dove c'è Grealish, perdono, che prova ad accendere una luce, va via un avversario, ne salta un secondo, Grealish! La palla non entra! Ma che azione di Grealish da sinistra! Prova a scattare lì, servito da De Girolamo, Suarez gli tocca palla, ma facile lo scatto di lì, lì è andato sul fondo, lì il piazzato, Speroni e poi il palo, che occasione per lì, finisce anche il secondo tempo supplementare, il risultato è fisso sullo 0-0. Adesso andremo ai calci di rigore, per la verità forse avremmo meritato di portarci quantomeno in vantaggio, ma purtroppo il calcio è anche questo. Io devo vedere un attimo quali sono i meno peggio come rigoristi. Basta guardate i valori loro e guardate i valori nostri. Praticamente zero. Allora, io boh, do un'occhiatina qua, mettiamo lì come ultimo. Non so come sistemarle le cose. Facciamo così, mettiamo Dat primo, Sosa secondo, De Girolamo Egan e lì qua in Duke. Facciamo così, Egan per ultimo. Anzi, De Girolamo per ultimo, che almeno un 65 di finalizzazione che è abbastanza alto. Li sistemiamo più o meno così, credo, fammi vedere una cosa. 43 per 40 si ammira un pochino più di finalizzazione Brennan Dickinson. Penso che meglio di così non si possano mettere. Quindi questi sono i nostri 5 rigoristi: Dat, Dickinson, Egan, Lee e Diego De Girolamo. Andiamo a battere i calci di rigore. Allora, il primo è Dat.
Occhio Lawson Dat! La mette in porta, abbastanza centrale per quello del 22, ma c'è subito pronto Gomis. Occhio Gomis contro Duce, 16 anni per Duce, Gomis calcia, centrale anche lui. Dickinson. Occhio Dickinson, spiazza il portiere Speroni. I rigori si battono a velocità assurda. Gedignac, cioè, giuro non sto facendo tagli. Gedignac, Duce, la va a prendere. Ed è c'è già Egan, pronto. Occhio, John Egan, spiazza anche lui Speroni. Siamo 3-1, c'è MacArthur, se la para vinciamo. MacArthur contro Duce. MacArthur centrale, 3-2. Lì, pronto lì alla battuta. Occhio, questo lo sbaglio. Lì! Madonna mia, mi si è fermato il cuore in quell'attimo. 4-2. Delaney contro Juce. Parte Delaney! 4-3. Se segna De Girolamo, andiamo avanti. De Girolamo! 5-3. Ai calci di rigore. Ci portiamo avanti nel turno. Dopo il turno 3 ci dovrebbero essere i sedicesimi di finale. E se non dico cacchiate, se sono i sedicesimi di finale abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che ci ha richiesto la dirigenza per la Coppa. Potete vederlo dalle statistiche, i nostri avversari non hanno praticamente mai tirato in porta. Noi però abbiamo tirato solo 4 volte, ma abbiamo preso un palo come avete visto con lì. Un paio di occasioni abbiamo avute. E passiamo così il turno. Grandissimi ragazzi, nulla da dire. Glenn Morris vorrebbe giocare di più, ma vaffanculo, tu mi servi soltanto per fare il terzo portiere, perché per il resto non mi serve veramente un cazzo. Quindi ci andiamo a giocare la quarta partita di giornata, che sarà anche l'ultima, contro il Bournemouth. Eccoci qui, le squadre sono schierate in campo. Bournemouth contro Chilling. Ancora Ceti che rientra su Cucca, Ceti in area, Ceti resta lì! E ancora una parata del portiere. Palla al piede, converge al centro, Grealish calcia in porta! Senza trovare lo specchio però. Grande azione comunque, palla al piede di Jack Grealish. Duck che si gira con un numero, Duck la calcia! Trova il palo pieno, staccano loro e si portano in vantaggio. 45esimo, Kerr Morgan ha portato in vantaggio i suoi. Kane, Renzi controlla, mamma mia lì che cosa ha parato. Questo perché non era da solo non lo so, ma lì ha fatto una grandissima parata qui. E finisce la partita, abbiamo perso 1-0, seconda sconfitta consecutiva in campionato. Non ci voleva proprio questo brutto risultato, purtroppo. È stata una partita abbastanza equilibrata, decisa da un episodio. Hanno avuto anche un pochino di fortuna loro. E purtroppo noi dobbiamo chiudere questo episodio con una sconfitta. Mi dispiace davvero davvero tanto. Sosa ci ringrazia perché sta giocando abbastanza spesso. Io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!